Buongiorno, sono la vostra nuova presentatrice del TG LT4 Globe Flash News, Teresa Maria Caputo, che vi terrà aggiornati. Passiamo ora alle notizie. Sandonà, l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin incontra la Givata. All'ordine del giorno PGRA e nuova sede per la protezione civile. Sul piano di gestione del rischio alluvioni PGRA. La nuova amministrazione comunale di Sandonà, guidata dal sindaco Alberto Teso, si era subito messa al lavoro per una revisione della mappatura cittadina in merito all'effettiva incidenza del rischio idraulico. Già a maggio, infatti, il primo cittadino aveva incontrato aziende locali e tecnici per valutare possibili iniziative. Nel pomeriggio del 4 settembre, in municipio a Sandonà, è giunto l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin per discutere gli interventi da mettere in atto riguardanti la messa in sicurezza del Piave. La novità più importante è l'avvio dei lavori per la diframmatura del fiume. Già a ottobre esordisce il sindaco Alberto Teso per la messa in sicurezza del Piave. Nel territorio sandonatese sono previsti 9 milioni e 800 mila euro di investimenti di interventi. Oltre 4 milioni sono stati stanziati per un intervento, per cui è stata avviata già la progettazione che è finalizzata alla diaframmatura dell'argine in sinistra e in destra idraulica del fiume interessato per un tratto compreso tra il Ponte della Vittoria e il Ponte dei Granatieri di Sardegna. Un altro intervento di cui è stata avviata la progettazione definitiva è inoltre già stato finalizzato per un importo di oltre 5 milioni e 400 mila euro per opere di diaframmatura nell'argine sinistro e destro del Piave, del tratto compreso tra il Ponte dei Granatieri e la località Palazzetto, estensione di circa 2700 metri. Per il fiume sono stati individuati quattro punti a rischio tra il centro di Sandova e il Ponte dei Granatieri. I lavori procederanno per due stralci. Il primo, per un costo di 5,4 milioni, vedrà l'avvio dei lavori già ad ottobre dal Ponte Granatieri a Palazzetto. Altri lavori per 4,4 milioni inizieranno nel 2024, un tratto da Palazzetto verso Via Giorgione. Altri 9 milioni invece saranno destinati sul lato destro del Piave, da avviare nel 2025. Dato importantissimo, sottolinea il primo cittadino, è che la messa in sicurezza degli argini consentirà di escludere il rischio idraulico e riprendere completamente l'attività edificatoria del territorio di Sandonà. Caorle, malore in mare. Perde la vita una turista di 64 anni. Due medici di passaggio hanno tentato la rianimazione, ma per la donna, una turista di 64 anni, non c'è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto a Caorle. Nel pomeriggio del 4 settembre, attorno alle ore 17, tra l'hotel Ariston e l'hotel Monte Carlo, in via Dante Alighieri, sul lungomare di Ponente, la donna è stata nuotata a riversa sul bagnasciuga. L'ipotesi sarebbe che la corrente l'abbia trascinata a riva dopo che si era sentita male al largo. Tra i turisti sul posto, due medici hanno tentato la rianimazione, lasciando poi posto ai medici e agli infermieri del 118 sopraggiunti dal punto di primo intervento di Via dei Tropici. L'equipaggio sanitario ha tentato una lunga rianimazione senza successo. Passiamo alle notizie. 23 settembre alle ore 9, 24 settembre alle ore 18, 25esima Automoto Storica Pala Expomar. Caorle, martedì 19 settembre 2023 alle ore 21, Venditti e De Gregori, il tour live a Villa Mannin di
Codroipo. UD Villa Mani, domenica 24 settembre 2023 alle ore 10 e alle ore 11.30. La Padova sotterranea e archeologica, un tour guidato esclusivo. Musei civici remeditati, domenica 17 settembre 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16. La Padova di Galileo è il teatro anatomico più antico al mondo, un tour esclusivo. Prato della Valle, 35123 Padova, PD, Italia, 22 settembre alle ore 18, 24 settembre alle ore 23.59. Mangia Free Street Food Festival, San Donà di Piave, 22, 23 e 24 settembre 2023. Città di San Donà di Piave, domenica 22 ottobre 2023, alle ore 10. Euro Chocolate, 22 ottobre 2023, evento online, 8 dicembre, alle ore 16, 10 dicembre alle ore 23.45, 8 e 10 dicembre 2023, mercatini di Natale in Toscana, 320 euro fino al 15.9, evento online. Concludendo questo TG, vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.